l'energia geotermica è l'energia della terra che si scatena attraverso i terremoti, e noi ora non possiamo aspettare che arrivi un terremoto, no? Dobbiamo crearne uno. E allora avanti tutti insieme, battiamo i piedi per terra, così! Più forte, tutti quanti, avanti! La macchina si è accesa, guardate! Si è attivata, sta per cominciare il conto alla rovescia! Ciao, io mi chiamo Gianmarco Pellecchia e sono parte della compagnia Pars Construence, costituita anche da Francesca Miranda Rossi, Marco Ziello, Carlo Galliero, e che vede l'apporto poi di tantissimi amici, tantissime idee che provengono da tutti i luoghi. Pars Construence infatti vuole essere proprio questo, una sorta di raccoglitore, un modo di mettere in connessione idee, talenti, conoscenze, in modo che ciascuna di queste possa far fiorire e far fruttare le altre. Siete abbastanza coraggiosi da darmi una mano? Abbiamo avuto la fortuna di essere ospitati per questa residenza a Polistena dalla compagnia Dracma, e abbiamo avuto così la possibilità, nonostante la pandemia, di lavorare sul nostro progetto che si chiama Ants Line, formiche in fila indiana. Si tratta di uno spettacolo pensato appositamente per i bambini. La fascia d'età è quella delle scuole elementari, ma che ci piacerebbe possa essere anche più di questo, anche uno spettacolo in cui anche il genitore possa riconoscere e ritrovare delle cose utili e vere per sé, e il nonno, la zia, la maestra, chiunque possa vedere a un livello differente, a uno strato differente, qualcosa di utile in questo spettacolo. Certe volte io dico delle cose che non penso, ma... Siamo nel 2047 e il mondo oramai rischia di collassare. La crisi ecologica è sempre più urgente ed è sempre più grave, e l'essere umano stesso è in pericolo di estinzione. Pertanto una serie di scienziati, le menti più brillanti del genere umano, si ritrovano per trovare una soluzione a questo problema e intuiscono di poter trovare qualcosa di utile studiando il mondo delle formiche. Le formiche infatti sembrano essere una delle specie viventi che resiste meglio a questi disastri. Sembrano prosperare mentre tutto intorno sembra deperire. Ci sono estinti quasi tutti! Lo so! Si sicurano pure le formiche? No, mai! E così, attraverso una serie di peripezie, uno scienziato, il professor Line, riesce a rimpicciolirsi alle dimensioni di una formica e scendere in un formicaio. E lì scopre un mondo incredibile, inaspettato. Le formiche non sono quell'esempio di dedizione assoluta al lavoro, di laboriosità, ma sono invece una società incentrata sulla collaborazione e non sulla divisione, sulla settorializzazione, sulle connessioni e non sulle divisioni. Ti chiedo scusa a nome mio e di tutta la comunità scientifica. Il formicaio ha delle abilità e delle capacità che la singola formica non possiede. Le formiche camminano in linea indiana, in fila indiana, perché si ascoltano l'una con l'altra, con le più vicine tra di loro, ma questo ascolto di prossimità si traduce in un grande risultato generale. E così il singolo organismo diventa parte di un superorganismo in grado di superare le avversità che il singolo non potrebbe nemmeno, non solo non potrebbe affrontare, ma non potrebbe nemmeno vedere nella sua complessità, nella loro grandezza. Ma io non sono adatto! Nessuna formica sono adatto! E come fate quando piove con le pulsanghe? Ci leghiamo tutte l'una all'altra e galleggiamo. Facciamo! L'esperienza qui a Polistena è stata incredibile. Abbiamo conosciuto di persona le persone della compagnia Dracma, e sono state tutte gentilissime, tutte disponibilissime. Ci hanno aiutato molto a far crescere e maturare il nostro lavoro. Ci hanno dato suggerimenti, consigli, aiuto, anche la possibilità
per una compagnia come noi di lavorare con attrezzatura, sostegno e luoghi non è una cosa affatto scontata e che in un momento come questo rischia di diventare molto, troppo rara. Connessione sempre con chi ha l'uovo, quindi lo guardo, posso fidarmi? Il tema di questa residenza è la diversità. E per noi è una parola ricca di sfaccettature, si può parlare di diversità tra esseri umani, tra generi, tra opinioni, tra ruoli, si può parlare di specie, diversità di, tra esseri umani per esempio e formiche e galli e rondini. È possibile vedere questo limite della diversità che da un lato ci identifica ma dall'altro ci separa? In ottica di connessione e non di divisione? Noi chiaramente pensiamo di sì, anzi crediamo che sia proprio questo il segreto delle formiche, il fatto che siano diverse tra di loro, siano diverse anche dalle altre specie animali, eppure un organismo è un tutt'uno di diversità connesse. Per me è già incredibile così, che riusciamo a capirci, tu ed io, una formica e un uomo in viaggio per salvare il mondo.